così c'è crema a tocca a bocca e vi farò vedere come farò la casa. Ok ragazzi, siamo arrivati nella casa. Già messo le pareti, però non l'ho fatta proprio del tutto. Ok ragazzi, iniziamo. Qui farò un bellissimo studio. Ok. Che tavolo posso mettere? Questo di sicuro. Poi, ovviamente questa. Da studio. Poi vado a mettere il cestino. E ovviamente qui dove si lavora, vero? Si lavora questo. Vabbè, si può anche giocare. E poi ovviamente i libri da studio. E poi cosa posso utilizzare? Beh, di sicuro ragazzi andrò a mettere dei quadri. Andrò a mettere tipo questo gigante. E non so perché fanno queste cose gigantesche. Fanno delle cose gigantesche. Mamma. Io non lo so perché le fanno. Però quelle cose gigantesche ci sta un po'. Adesso mettiamo qua questo, ma sapendo cosa si fa? Ah, devo mettere una cosa. Io lì la metto, vabbè, ci mettiamo la tenda qua. Guardate. E la poi di mettere un tappeto qui. Che tappeto metto? Vabbè, metto questo bianco. Sì, questo bianco sì, dai. Poi vediamo qui uno scaffaletto. Sì, dove ci mettiamo qua tutte le cose. Cosa mettiamo qua? Poi vado a mettere. Vediamo che pianta c'è. Un piccolo cactus. Non so come si chiama. Ho detto giusto? Mi sa di sì. Poi questo vado a mettere qua. E ho fatto lo studio. Adesso passiamo qui alla cucina. Ok, beh, le sta venendo bene, dicendo la verità. Ok, mettiamo qua questo e mettiamo il mio frigorifero preferito. Vabbè, poi qui ovviamente vado a mettere questo così, guardate così. E ci andrò a mettere. Andate qui nel bagno, però se avete acquistato queste cose, qui ci sarà uno di questi qua e le vado a mettere io. Tipo, vedete, queste docce sono senza cose. Voi le mettete e ci mettete questo. Vedete? La doccia. Però noi non lo useremo come una cosa per la doccia. Ok, poi ovviamente io devo andare a mettere anche cose per gli spazi. Come si mette? Ah, ma prima devo mettere questo, me ne sono scordata. Vabbè, basta. Poi, vabbè, certo, devo andare a mettere i piatti perché loro tengono un maschietto, loro. Tengono. Poi mi sono venuti gli spazi. Basta. Poi qui dove cosa vado a mettere? Ovviamente qui, ragazzi, mi era venuta un'idea prima. No. Che io sto prendendo questa scatola. Poi
Ok ragazzi, qui vado a mettere all'interno il pane. Ok ragazzi, ok, andiamo a mettere il pane che è qua e lo chiudiamo, perché sennò il piccolino va a prendere tutto, va a prendere il piccolino tutto e fa un casino. Vabbè, basta. Loro in famiglia sono 1, 2, 3, quindi mettiamo 2 bicchieri, perché lui lo tiene già questo qui, questo qua blu. Quindi andiamo a mettere i 2 bicchieri e poi vabbè, vado a mettere tipo qua questo e ci vado a mettere i biscotti di Natale. Guardate così, 1, 2. No, non devo fare la mucchiata di alberi. Basta fare la mucchiata di alberi. Vabbè, adesso mi arrabbio. Ok, poi ragazzi, aspettiamo che chiudiamo. Ok, prendiamo il frigo, la parte più bella. Ok, iniziamo a mettere il latte serve. Poi ragazzi, vado a mettere le uova, le metto doppioni. Ok, vado a mettere sempre questi doppiani e faccio anche gli altri strati ovviamente, perché loro devono fare gli spaghetti con queste cose, perché a loro gli piacciono molto queste cose, ai personaggi che ho creato. Ok, questo cosa c'è scritto? Vabbè, aspetti. Vabbè, mamma mi ha detto come si chiama questo coso. Che viaggio italiano. Poi vado a mettere, no, l'insalata, no. Vado a mettere sempre anche qui quel vassoietto e ci metto gli altri biscotti. Però adesso ci voglio mettere i panni in senso. Miammi, 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 miammi. Erano buonissimi questi buonissimi biscotti. Oh la 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 la, pepe pepe pepe, poro po 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 po, poro po 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 po. Ok ragazzi, qui non si può giocare più. E una, ok, sto affondando nel divano. Vabbè, poi qui vado a mettere le ciotole. No, ne devo mettere solo una, perché devo mettere poi i piatti. E questa è una cosa, va bene, ne devo mettere sempre 2. Poi se vengono ospiti, cosa faccio? Vabbè, ci penserò dopo. Poi vado a mettere le loro bibite preferite. All'ananas, perché al bambino maschietto gli piace tanto all'ananas. E poi qui vado a mettere questo. Qui adesso devo riempire. E ci devo mettere tutte le cose in polvere. Beh, ok ragazzi, ho messo il bimbo e beh, adesso voglio andare a mettere il cibo in polvere, tipo come qua, poi vado a mettere la Nutella, vado a mettere, e poi cosa posso mettere? Boh, al cioccolato alla fragola. Una, mi viene moglie di mangiare. Ok, mettiamo il cioccolato alla fragola
e ti amo perché mi viene voglia di mangiarlo ogni giorno. Ma sapete che esistono se voi andate a Lidl e andate nel reparto cioccolate, vedete le barrette alla fragola, perché io l'anno scorso me le sono prese, adesso sono finite, perché erano l'anno scorso, erano in estate, sì, perché era quando ancora io avevo 5 anni, o sbaglio, no, 4 anni, perché ero veramente piccolina. Poi vado a mettere il tacos, guardate, qui c'è scritto tacos. Abbiamo messo il tacchino. Vabbè, basta. Poi. Mi viene sempre in mente questa parola, la faccio nel video sempre. Vabbè, basta, ne mettiamo un altro pochino. E poi cosa metto? Questo pane è a rotoli. Questo pane, vabbè. Andiamo a prendere ovviamente qui la cosa dove si mettono i pani. I pani. Si dice pane o pane? Pane. Pane. Perché me lo ricordo che si dicono pane, però io dico pani. Perché ci sono tanti pani in questo gioco. Ce ne sono ovviamente tantissimi, ce ne sono uno, aspetta, due e tre, ma voi siete pazzi che mettete tre pani, vabbè, poi voglio andare a mettere, vabbè, quello non l'ho messo, sì, ma devo riempire qua. Ora andiamo a mettere i cereali qui e ne mettiamo così, però ne mettiamo sempre da piani perché sennò in caso se finiscono abbiamo anche gli altri, perché a me mi piacciono i cereali, soprattutto quelli bianchi e neri e poi quelli, come si chiamano quelli con disegnata la gallina? Quei cereali che dove c'è. Kellogg's Complex. Ah, non lo so dire. Carillo Collex. Kellogg's Complex. Kellogg's Complex. Tutto bene. Perché non lo so. Adesso andiamo a coprire. Ma perché quindi sono cereali? Va bene, mettiamo anche un altro qui. Ragazzi, adesso volete sapere che è il combano? E ciao signorini, ciao signorini. Adesso. Ok. Adesso cosa andiamo a mettere? Il frigo. I fiocchi d'anello. Cosa sono? Questi qua gialli. Se lo sapete voi cosa c'è scritto, mettilo giù nei commenti. Ma. Però io li voglio andare a mettere, quindi li andiamo a mettere qua sempre doppioni. Vicino al latte, ovviamente. Non so perché dico sempre ovviamente. Poi. Vabbè. Aspetta che qui io voglio fare la sala da pranzo, non qua. Perché sennò poi quando camminano. Quando camminano, fanno troppo passo. Poi la mamma fa cadere il cibo. Vabbè, lo metto qua. Ok, quindi andiamo a mettere il tavolo. Però non so che tavolo mettere. Vabbè ragazzi, voi sapete già i miei gusti. E quindi andrò a mettere per le birre. Sono molto. No, non lo voglio. Voglio mettere questo. Ok. E poi quale segmento? Vabbè. Sono per terra. Sono per terra. Faccio anche i sorti.
sì. Adesso ragazzi vado mettendo qui l'altro sedio. Allora, ovviamente vado a mettere anche seggioloni, ovviamente bianco. Io qua sotto però vorrei mettere qualcosa. Cosa posso mettere? E cioccolate calde. E no! Tendero, e questo è il cioccolato per il papà. Va bene, metto tutte rosa. No. Poi ragazzi, visto che qua giù ho messo questi, poi voglio andare a mettere un piccolo dolce. Ok, andiamo a mettere i quadri, perché se non si sono quadri non si può stare mai. Voglio soccare in tutto, però io non so che cado, quindi non sono problemi miei. Ok. Guardate adesso. Arriva tutta la luce. Guarda mamma, arriva tutta la luce. Arriva tutta la luce. Ok. Adesso visto che arriva tutta la luce, beh, cosa facciamo? Cosa metto? Ah, vado i quadri. Allora, hai fatto la cucina, facciamo il bagno. Ragazzi, a me sapete che piacciono le cose calde. Ovviamente vado a mettere la sauna. Oh, mamma, è vero che questa è la sauna? È vero, una sauna. Vabbè, io però non la voglio la sauna, perché se no io mi fa troppo caldo. E dopo vado a mettere ovviamente la vasca. È mega gigante questa, no? Vado a mettere questa piccolina. Poi vado a mettere questi, così da bambini, che sono molto belli. Ragazzi, lo sapete che io ho acquistato le cose per i bambini, perché ci sono i vasini, ci sono i quadri. No! C'è la culla. Ok ragazzi, da come avete visto, tengo ovviamente quello cosa. Andiamo a mettere gli specchi. E adesso andiamo a mettere il vaserino. Mettiamo qua questo vate e mettiamo il vasino ovviamente. Perché sono i bambini, come fanno, se no i bambini cadono dentro a water poi. Vabbè, non facciamo queste domande. Qui vado a mettere delle piccole lenzuoline. Che dite voi? Piccole, giganti, cioè. Sono giganti questi. Poi cosa posso fare? Ah, beh, ci devo mettere le cose. È caduta. Vabbè, poi visto che loro devono andare al mare, devo mettere pure le cose ovviamente del mare, se non cadono, però, perché queste cadono. Beh.
questo. E poi ovviamente devo andare a mettere la spazzola, questa qui. Ok, adesso andiamo qui nella cucina e prendiamo qua questo. Poi cosa dobbiamo prendere? Ah sì, è vero, questo. Poi mettiamo l'asciugamano e l'olio per fare la skincare. E poi il profumo qua. E poi questo ci andiamo a mettere. Ovviamente anche gli altri sciambi, perché sono senza sciambi tanti, non si può stare. E qui mettiamo la spugna. Ok. Ok ragazzi, poi. Vabbè. Poi cosa mettiamo? Aspettate che qui chiudiamo il frigo. C'è mia sorella che gioca a tocca a bocca. Dove sei? Eccola. Non è tocca a bocca. No, è un altro gioco. Ah, il gioco della principessa. Vabbè, poi qui ho riempito. Non ho riempito molto del tutto. Posso per il gatto? No, queste sono delle verdurine. Abbiamo messo. Ok ragazzi, poi qui ho fatto. Dove andare su? Aspetta, allora guarda. Che dobbiamo chiudere questo. Ok. E cosa facciamo? La cameretta è gigante, tipo. Cioè ci entra persino un cavallo mega grande. No, facciamo che una nella camera dei genitori e una nella camera della bambina piccolina. Una bambina o maschio? Ah sì, è un maschietto del bambino. Poi ragazzi mettiamo tanti quadri. Ho fatto i mega grandi contro i mega piccoli. Vabbè, poi togliamo questa e ci mettiamo la mai su. Guardate quale questa. Un micro di veletto. Un baule? Vediamo cosa ci mettiamo. Va bene che possiamo mettere anche delle mezzole perché porteranno anche le cose loro. E li vedo scusci. C'è mamma che sta parlando con il gatto. Poi mettiamo questa corona.
questa per i trucchi. Sì, questa per i trucchi. Ok. Poi qui farò la camera del bambino, sì, però mettiamo questo. Guarda che sto facendo. Gioco pinci, pesce. Gioco pinci, pesce. Sì, pinci, pesce. Qui faremo la camera del bambino, quindi mettiamola qui. E mettiamo tanti giochini. Qua ci mettiamo questo piccolo tappeto. Qua quello gigante. E poi ci mettiamo tanti giochini carini. Ci mettiamo questo. Questo. Poi un cuscino morbido. Ok ragazzi, che me lo soffiate il naso. Poi mettiamo anche gli altri giochini. Questo. Questo. Questo, questo. Guardate che videogioco faccio del Prince. Ah, fa questo gioco, ve lo vedete. Si vede la... Questo qui. Ok, poi mettiamo qualche piedina, bella. Poi ci dobbiamo mettere questo, questo. Vabbè, la mettiamo là. Ci mettiamo questo. E questo. Sì, sono arrivata allo scritto. Sono arrivata. Brava. Poi qua cosa faccio? Aspettiamo a vedere. No, giù abbiamo riempito un sacco. Belletto al castello. Non è un letto a castello. Ah, è un letto normalissimo al castello. Però è una forma a castello. Sì, però è solo una parte. Ah, io pensavo che faceva parte della... Poi devo fare... La camera della grande. Sì, la camera della grande. Quindi le mettiamo il suo letto preferito. E questo con le angurie. E poi ci mettiamo il suo armadio, dove lei mette tutte le sue cosine. E una piccola mezzolina. I giochini. Sentite la musichina del gioco. Come che ha morito? Puffo ancora. Binocolo là, ma che non serve a niente. Il naso rosso. Ho fatto la nuova principessa, guardate che sta per nascere. Per nascere. Per nascere. Poi gli do la bacchettina, guardate la bacchetta. La bacchetta. Coriandolo, ma perché hanno buttato un coriandolo e un fuoco?
Altri coriandoli, foglie, piuma, ma che piuma! Ok. E ci mettiamo le tende. Dai, sorella. L'ultima camera. Chi non sa cosa riesci? Anzi, però ci devo fare lo sgabellino. Perché la famiglia, ragazzi, è questa. Lei, lui e la cranca. E dov'è? Lei? Ciao. Devo mettere le cose dello sgabuzzino, quindi mettiamo qui. Una banda, ci mettiamo sopra poi le valigie. E ce la mettiamo una. Ok ragazzi, vai a preso una mesina, era peggio che un pesce. C'è aperto la tua scatola. Ando cielo. C'è aperto la tua scatola e ha preso la tua sirena. Ok, mettiamo solo le cose che servono adesso lì. Ci siamo le persone, ci vediamo. Guardate che ci è. Sveglia. Lei non è. Ragazzi, aiuto! Ale. Ragazzi, guardate questa principessa che ora è arrivata. Guardate questa principessa. Adesso io devo andare. Guardate questa principessa. Wow. Guardate questa principessa bellissima. Oddio. Vediamo questo giochino. Guardate. Oddio, ho mangiato. Ma mi giocate l'anguria? Mangiala. Ai. Ma non mangiare anche a me. Ai. Vabbè, basta. E adesso vediamo le persone. Ciao. Siamo arrivati in questa nuova casa, da come vedo. C'è l'acquario dei pesci. Andiamo. Per ba. Ah. Dai, andiamo su, sì. Andiamo un po' fuori. Sì. Oh, si è fatta notte, dai. Guarda la piscina come brilla. Se ci mettiamo i fari? Certo! Wow, abbiamo messo i fari! Adesso proviamo ad accenderli. Wow, è bellissimo fare una festa qui! Mettiamo la radio? Certo! Yeah.
carriera. Dai, mamma, è bello! È fatto tardi. È vero, dobbiamo andare a mamma. Una notte. Vediamo i fari. Bella festa. Allora ragazzi, se questo video finisce, questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate tanti pollicioni in su. E vi raccomando, fatelo però e ciao!